Benvenuti alla piscina alle cupole per la tredicesima giornata del campionato di Serie 2 maschile di pallanuoto, incontro Società Sportiva Lazio Nuoto Acqua Chiara. Andiamo a leggere le formazioni in carottina scura l'Acqua Chiara. Numero 1 Ciro Alvino, numero 2 Piero Musacchio, numero 3 Mattia Fortunato, numero 4 Eric Adam, numero 5 Fabio Angelone, numero 6 Giovanni Giuseppe Pileva, numero 7 Francesco Angelone, numero 8 Camillo Angelone, numero 9 Michele Cargiulo, numero 10 Daniele Piedoro, numero 11 Mattia Rompino, numero 12 Gilberto Gello, numero 13 Davide Pianese, tecnico sulla Pera Vasca, Walter Fasano. E' il momento della Società Sportiva Lazio Nuoto. Con il numero del nostro portiere Marco Fabio Serra. Numero 2 Adriano Marigelli. Numero 3 Fabrizio Domenici. Numero 4 Giorgio Giacomone. Numero 5 Alberto Costanzo. Numero 6 Luigi Marini. Numero 7 Roberto Gianni. Numero 8 Marco Bianco. Numero 9 del capitano Matteo Parale, numero 10 Antonio Di Pedroso, numero 11 Alessio Lini, numero 11 Antonio Lini, numero 11 Diego Pedroso, tra Luce e Pastaruppi, abitano l'incontro Alessandro Pimenti di Catania e Francesco Romanini di Firenze. E adesso prego Ciro Alvino dell'Acqua Chiara, il nostro portiere numero 1 Marco Fabio Serra, al centro Bordovasca per ritirare un omaggio da parte della profumeria Mario. Presto, prestissimo per parlare di spareggio, ma con due squadre a 14 punti in questo momento del campionato è sicuramente un'indicazione per capire chi può ancora ambire a provare a scalare punti verso le posizioni di vertice dei playoff e chi rischia di rimanere invischiato invece per quanto riguarda la lotta salvezza. Per presentarvi questo incontro della tredicesima giornata tra Lazio e Acqua Chiara, qui al mio fianco Federico Piccionetti, di solito fra i pali della formazione biancoceleste, quest'oggi invece in tribuna, visto che ha avuto una sindrome influenzale in questa settimana che lo ha tenuto lontano dalla vasca. Immagino, Federico, la sofferenza per questa assenza. Sì, sicuramente è un'assenza molto sofferta. Innanzitutto ciao a tutti, e specialmente perché anche all'andata non ero potuto essere presente perché stavo sempre male, però sono convinto che Marco Fabio farà del suo meglio per difendere i pali della porta. Quindi potremmo chiamarla sindrome Acqua Chiara per te, però invece vogliamo sapere cosa pensi di questo confronto. So che Claudio l'ha preparato molto bene in settimana, ne ha parlato a lungo di quelli che possono essere i pericoli dopo la importante vittoria in trasferta contro il Civitavecchia, che vi ha dato sicuramente morale e anche convinzione. Certo, venivamo da un periodo brutto e la vittoria ci ha sollevato molto di morale. E questa è una squadra come noi molto giovane e che ha molti ragazzi che hanno disputato finali giovanili importanti e sicuramente possono essere un pericolo, in particolare ce ne stanno due o tre su cui bisogna stare più attenti. Entrambe a 14 punti, dicevamo, in classifica in questo girone di A2, girone sud, e anche il rammarico per quanto osservato nella partita d'andata, quando la Lazio riuscì a tentare a mettere in difficoltà la squadra avversaria e quasi a strappare un successo in trasferta. Sì, sicuramente la partita andata in trasferta è stata molto combattuta e è stato un grande rammarico perderla, però abbiamo fatto molti errori in quella partita e finora abbiamo costruito un percorso che sono convinto ci porterà a non ripetere gli errori che ci hanno fatto perdere all'andata. Diamo uno sguardo, Federico, anche alle formazioni.
che siamo pronti anche ad osservare in grafica con qualche variazione dell'ultimo momento rispetto a quello che osserverete. Per l'acqua chiara col numero 1 Alvino, quindi non il 13 che è Chianese, scambio di numeri tra i due portieri, il 2 è Musacchio, il 3 è Fortunato, il 4 lo straniero, l'ungherese Eric Adam, il 5 Fabio Angelone, il 6 Giovan Giuseppe Di Leva, poi col numero 7 Francesco Angelone, col numero 8 Camillo Angelone, col numero 9 Michele Gargiulo, col 10 Daniele De Gregorio, il 11 Mattia Rocchino, al numero 12 c'è Gilberto Gello e non, come vedete in grafica, Diego Musacchio, e poi, come detto, Davide Chianese con il numero 13 in panchina, mister Walter Fasano. Per quanto riguarda la Lazio, con l'1 c'è Marco Fabio Serra, 2 Barigelli Adriano, il numero 3 Fabrizio Dominici, il 4 Giorgio Giacomone, 5 Alberto Costanzo, 6 Luigi Marini, 7 Noah Troiani, 8 Marco Jankovic, lo straniero della Lazio, 9 Matteo Leporale, 10 Antonio Vittorioso, 11 Alessio Olivi, 12 Angelo Nenni, 13 Diego Tresa, mister Sebastianutti a guidare i suoi. Per quanto riguarda gli arbitri, Alessandro Chimenti della sezione di Catania e Francesco Romolini della sezione di Firenze. Federico, parlavi prima del percorso di crescita dei tanti giovani in squadra, questo è il valore aggiunto che potete mettere in più in questo girone di ritorno? Sì, sicuramente rispetto all'andata ci hanno conosciuto in un modo, ma appunto tutto questo percorso, e diciamo percorso appunto insieme al nostro allenatore, ci ha portato a colmare quelli che potevano essere dei nostri limiti. La nostra è una squadra molto giovane con molti ragazzi che il girone di andata erano le prime partite che facevano in un campionato di prima categoria, e quindi sono convinto che questo girone di ritorno sarà molto più divertente e che ci porterà molte più soddisfazioni. Senti, è stata la partita più bella della vostra stagione, quella dell'ultimo turno? La più bella potrei dire di sì, ma secondo me non la più divertente, perché le più divertenti sono le partite che si vincono all'ultimo momento e quelle che ti danno sicuramente più adrenalina. Però è stata probabilmente la partita con meno errori e gestita meglio. Allora staremo a vedere un po' anche quest'oggi, mentre le squadre si stanno ancora preparando. Acqua chiara già schierata sulla linea di fondo, Lazio che ancora prova gli ultimi colpi con l'immenso Antonio Vittorioso. Federico, che impressione ti fa vedere ancora in acqua quel giocatore con la calottina numero 10 e una certa carta d'identità che, se la guardi, fa paura? Mi fa capire che per lo sport non ci sono limiti d'età, anche perché sicuramente si sta dimostrando, a mio avviso, uno dei migliori giocatori di questo campionato, e nonostante l'età. E mi ha stupito molto, poiché l'estate passata era andato a vedere dei campionati mondiali master a cui appunto aveva preso parte anche Antonio, come over 50, e vederlo in campo con una squadra così giovane è un valore aggiunto per tutti i ragazzi, perché da lui c'è solo che da imparare. Detto da uno che poi tra l'altro ha lavorato anche molto con Tempesti, quindi insomma di giocatori leader e di esperti li conosce senz'altro. Tutto è pronto, dicevamo, le squadre sono posizionate, si aspetta soltanto il fischio d'inizio. Andrà Barigelli per la Lazio a contendere il pallone all'acqua chiara. Tanto si sta riempiendo anche la tribuna qui dell'impianto di Acilia, delle cupole, che fin qui è stato praticamente sempre gremito nelle gare in cui ha giocato la Lazio. Ancora qualche istante. È il fischio d'inizio, giù il galleggiante, il face to face, lo scatto e acqua chiara che si impossessa del primo pallone con Rocchino, l'attaccante della formazione di Fasano, e primo possesso dunque con la possibilità per Gargiulo, si appoggia su Di Leva, De Gregorio, ancora il numero 6, finta il passaggio al centro, tornata di Gregorio, serie di finte,
Passaggio per il numero 11, la conclusione, Serra respinge sul tiro di Rocchino, subito una buona risposta di Serra. Sì, una grandissima risposta, anche perché sicuramente Rocchino è stato il giocatore che ci ha messo più in difficoltà all'andata. Iniziare con una parata è importante soprattutto per il morale che può avere un portiere. Inizia un pressing alto, l'acqua chiara su Jankovic, che addirittura ha difficoltà a servire un compagno, va al centro da Nenni che riceve, si gira, grande girata di Nenni, ma anche grande intervento di Ciro Alvino. Bellissimo soprattutto il passaggio di Jankovic, che ha attraversato più di metà campo e è arrivata con precisione per Angelo. Scala male la Lazio qui con il tiro e la rete di De Gregorio. Imprecisione nel difendere da parte di Biancocelesti, era rimasto su attardato Nenni, non è riuscito a chiudersi bene la formazione di Sebastianutti. Dobbiamo evitare sicuramente questi gol subiti in contropiede, poiché per loro può essere un'arma molto importante e è ciò che più ci può mettere in difficoltà durante questa partita. 1-0 dunque acqua chiara. Dopo un minuto e mezzo di gioco vediamo la reazione biancoceleste con Dominici che ha spazio, va da Jankovic fuori misura al tiro dopo l'errore in precedenza, adesso una conclusione fuori dallo specchio. Sì, dobbiamo sicuramente tentare le conclusioni poiché sono convinto che riusciremo a segnare tirando. Attenzione al tentativo in controfuga, diciamo così, si era liberato De Gregorio, aveva trovato spazio tu per tu con Serra, ma Serra è uscito e ha strappato il pallone all'avversario. Grandissima uscita, ora attenzione dall'altro lato. Dominici, aspetta, taglio di un compagno, va da Jankovic alza al destro, torna da Dominici che nel frattempo era salito, ma resta ancora possesso biancoceleste. Marini, 6 secondi per concludere. Deve andare Marini al tiro, la traversa di Luigi Marini, autore di alcune reti proprio nell'ultimo turno con Civitavecchia, una conclusione più che altro per non subire pericoli in ripartenza, ma ci ha provato ugualmente il numero 6. Tiro molto insidioso angolato, peccato che non è entrata, il portiere non c'era arrivato. Acqua chiara subito allora sull'altro fronte, molto rapida a portarsi in attacco l'intervento di Serra. Possesso ancora per gli ospiti dopo la parata del numero 1. Pressing accennato dalla parte della Lazio che adesso ripiega a difendere al centro. Di Leva, Rocchino prova il passaggio al centro, intercettato e Lazio che tiene palla. Dobbiamo cercare di stare attenti soprattutto sui loro centroboa, poiché hanno due centroboa molto validi e quindi l'alternanza li potrebbe mantenere in forza sicuramente per tutta la partita. Marini, palla in mano, cerca un compagno, poi va alla conclusione, ancora un ottimo intervento di Alvino che capisce in anticipo dove sarebbe arrivato il pallone, deve chiudere la Lazio intanto in ripartenza. Barigelli si allunga, bravo, prende anche un colpo netto sulla testa ma prova a scattare in 3 contro 2 la formazione biancoceleste. Jankovic, serve Fabrizio Dominici, il tiro ancora Alvino a dire di no, occasionissima sprecata dalla Lazio che non trova il gol. Non dobbiamo sprecare queste occasioni soprattutto dopo l'importantissimo lavoro di Adriano Barigelli che ha evitato un contropiede loro e ne ha fatto partire uno a favore nostro. E attenzione adesso alla replica dell'acqua chiara, Angelone, bravo Jankovic a intercettare il passaggio, ancora Lazio che ruba il possesso con un'ottima azione difensiva, ha un vantaggio dinamico ma prova a recuperare Eric Adam proprio su Jankovic, due stranieri, Jankovic attira a sé due giocatori, va da Dominici, Lazio spostata sulla sinistra, non c'è nessuno sul lato sbagliato, Lazio che non è schierata a semicerchio, va da Vittorioso, Antonio Vittorioso, palla sotto secondo i due arbitri, in due a contrastarlo, attenzione perché deve recuperare Antonio che è rimasto indietro. Fallo semplice di Barigelli, deve ripiegare la Lazio,
perché ha una corsia davanti a sé di leva, arriva tu per tu con Serra. Serra chiude alla grande sul primo palo. Bellissima parata, bassa sul corto, è un tiro molto insidioso ma ha risposto alla grande Marco Fabio. Brava anche la Lazio a chiudere all'ultimo, lasciando una sola opzione al giocatore avversario. A quel punto Serra sapeva dove sarebbe arrivata la conclusione. Intanto Vittorioso riceve in posizione di centro e prende espulsione, la prima dell'incontro. Gioca veloce la Lazio, uomo in più per i biancocelesti con Marini. Per Jankovic, Vittorioso, finta il tiro, Vittorioso, Marini, ancora Marini, il tiro, la palla che non entra di un soffio, sfortunatissima la Lazio, ancora un altro montante qui, giusta la scelta di arrivare al tiro? Giustissima, anche se potevamo aspettare qualche secondo in più, molto sfortunato sicuramente Gigi per il doppio palo, però ci rifaremo, si rifarà soprattutto lui. Attenzione a De Gregorio col destro, va al centro, grande, grandissimo Marco Serra, intervento decisivo a tu per tu con Fabio Angelone, su cui non era riuscita la chiusura difensiva della Lazio. Grande avvio del portiere della Lazio, che adesso va da Jankovic, leggermente largo il pallone, 10 secondi per andare a concludere ora sul cronometro breve, ed espulsione presa, però si riparte dunque con l'uomo in più per la Lazio. Jankovic allora rallenta, attende che la formazione si schieri, sempre lo straniero, alza al destro, la conclusione, l'1-1 di Marco Jankovic, tiro sul pelo dell'acqua che alla fine entra, 1-1. Bravissimo Marco a girare attorno alle due braccia difensori, è un gran gol, uno pari, palla al centro e si ricomincia. Si ricomincia con grande prospettive adesso per la Lazio, che ha subito un avvio difficile ma poi nel corso del primo quarto è riuscita a ritrovare se stessa anche grazie a un Serra fin qui veramente impeccabile. Bravissimo, non è facile farsi trovare pronti soprattutto quando non si giocano partite da molto tempo. Fin qui Marco ha iniziato alla grande e speriamo che continuerà così perché sta facendo veramente un'ottima prestazione. Uno a uno il punteggio, 1:16 da giocare nel primo quarto. Attenzione Acqua Chiara, fa girare a uomini pari De Gregorio, il tiro di De Gregorio fuori misura, costretto alla conclusione. Vuol dire che la Lazio ha lavorato bene, una zona direi quasi impeccabile, copertura sul centro e conclusione che arriva a pochi secondi dalla fine, poiché non c'erano soluzioni. Dobbiamo continuare così, forza. È entrato il mancino della Lazio, Giacomone a palla, serve Costanzo, ancora Giacomone, serie di finte, la conclusione, guadagna un ottimo no, non c'è parata del portiere, sembrava aver toccato il portiere. Palla all'Acqua Chiara. Come sempre De Gregorio su questo lato è lui a guidare un po' l'attacco dell'Acqua Chiara proprio sulla corsia di destra. Rocchino. Palla completamente fuori misura, il passaggio di per Fabio Angelone che non arriva a destinazione, anzi quasi sul lato finale laterale della vasca qui di Acilia. Ancora Lazio che lavora bene dietro, pressing dell'Acqua Chiara, difficile ricevere il pallone, lo fa adesso Giacomone che va da Matteo Leporale che prende espulsione. Come sempre ottimo lavoro, questo rischia di pagare l'Acqua Chiara con un pressing così alto. Allo scadere la conclusione, l'uomo in più che ci sarà dunque se la Lazio dovesse riuscire a riconquistare la palla nel secondo quarto di gioco. Questo primo quarto di gioco invece come l'hai visto? Ho visto sicuramente dei primi minuti di avvio in difficoltà, abbiamo subito qualche contropiede di troppo ma un grandissimo Marco Fabio Serra ha negato il gol ai giocatori dell'Acqua Chiara e
spero di cominciare questo secondo tempo come abbiamo iniziato la fine del primo, perché in questo modo possiamo prendere il largo. Mi sembra che le idee tattiche siano abbastanza diverse in fase difensiva. L'Acqua Chiara che prova spesso questo pressing addirittura oltre la metà vasca, Lazio che invece è più guardinga, accena il pressing inizialmente, poi va a ripiegare al centro con una zona che però nella seconda parte di tempo soprattutto sembra aver dato i suoi frutti. Sì, è una zona che abbiamo già provato nella scorsa partita e vedendo che funziona sicuramente ci aiuta per evitare di prendere un'espulsione all'inizio dell'azione con una palla subito al centro boa. Quindi penso che tutta la partita si svolgerà in questo modo dal punto di vista difensivo. Lazio che credo fino adesso non ha subito nemmeno una espulsione in questo primo quarto, due invece gli uomini in più per la formazione di Sebastianutti in attacco e quindi per Fasano il mister, due volte difesa con l'uomo in meno. 1-1 al punteggio. Hanno lavorato bene fin qui i portieri. Sebastianutti dà alcune indicazioni e consigli più che altro ai suoi giocatori su quanto visto in precedenza, in particolare su un'azione che avrebbe consentito di giocare l'attacco con più tranquillità, invece la Lazio ha scelto di concludere rapidamente. Si riparte. Media giovane, media d'età veramente giovane qui in vasca oggi, tanti giocatori che potremo, l'augurio, rivedere presto addirittura in Serie A1, perché la scelta delle società è quella di crescere proprio con questi ragazzi fino ai palcoscenici più ambiziosi. Ancora Lazio che questa volta riesce a rubare il pallone e dunque può sfruttare l'uomo in più guadagnato in precedenza. Palla vittorioso, deve ovviamente andare veloce, Jankovic a spiazio, palla però leggermente lunga, fallo su Giacomone, Olivi ancora un erroraccio, Lazio veramente che ha sprecato una grande occasione, addirittura rischia di lasciare una ripartenza facile all'Acqua Chiara. Con Rocchino che è veramente rapido, va a chiudere vittorioso, alza lo sguardo adesso Rocchino, bravo Antonio a rallentare l'azione dell'Acqua Chiara, che prosegue però con Camillo Angelone. Va dal numero 5, tiro a schizzo sull'acqua di Fabio Angelone, nulla di fatto. Sì, palla che ha rimbalzato troppo presto, troppo lontano dalla porta e quindi si è impennata andando a finire sopra la traversa, non ha richiesto neanche l'intervento del portiere. Guardate il pressing dell'Acqua Chiara, è instancabile. Lazio che riceve adesso, Olivi, vittorioso, duro colpo. Jankovic non riesce a passarla all'eporale, era un'occasione clamorosa, intercettato il passaggio. Clamorosa perché sappiamo quanto Matteo in quelle occasioni sappia dare il meglio di sé uno contro uno, e invece la palla adesso è dell'Acqua Chiara con Camillo Angelone per Mattia Fortunato, scambio fra i due, ancora serie di finte del numero 3 che torna dall'8, cerca il passaggio al centro, lo finta almeno, la conclusione pericolosissima di Mattia Fortunato, sembrava addirittura essere poter entrare, invece fuori di pochissimo. Molto insidioso, tiro molto potente, sicuramente è uno di quei giocatori su cui dobbiamo fare attenzione a non lasciargli troppo spazio. Ripiega in questo caso l'Acqua Chiara, lascia più spazio la Lazio, colpo subito da Jankovic che si alza, Jankovic ancora la conclusione, ma fuori misura il tiro di Marco Jankovic. Non viene centrata la porta anche in questa occasione. Lazio sprecona in attacco. Rocchino. Scambia Rocchino, la conclusione fuori misura ancora dopo
il rimbalzo sull'acqua. È questo il tipo di difesa che dobbiamo adottare, non dobbiamo far ricevere palla al centro e far tirare i giocatori con nervosismo, perché facendo così e con un grande aiuto di Marco Fabio possiamo andare avanti. Palla vittorioso, Antonio vittorioso, si gira, spara, forse troppo centrale, Antonio vittorioso. Fallo però in ripartenza di Rocchino, forse anche complice l'esperienza di Antonio Vittorioso che l'ha fatto notare in maniera clamorosa agganciandosi. Dunque controfallo, palla ancora la Lazio, altri 30 secondi. Jankovic, deve liberarsi Matteo per provare a ricevere, adesso però si chiude a M, a Quagliara. Allora Jankovic, alza al destro, Jankovic per Vittorioso, Vittorioso, Vittorioso il tiro, una sorta di palomba a giro, fuori misura anche in questo caso. Ha tentato la conclusione a giro, la tenta spesso in allenamento, ma purtroppo questa volta è uscita di poco. Si rifarà sicuramente Antonio perché quello è il suo forte. È uno dei suoi colpi storici per sorprendere i portieri, in questo caso non ha inquadrato la porta. Attenzione il taglio, fallo semplice su Michele Gargiulo. Si muove molto l'acqua chiara in fase offensiva, guardate come tagliano i giocatori. Barigelli nel pozzetto, uomo in più per l'acqua chiara, allora primo uomo in più in attacco. Palla da Camillo Angelone per Rocchino, Fabio Angelone, Rocchino ancora, alza al destro, a spazio, salvata la Lazio dal montante sul tiro di Fortunato, andata bene qui. Importante anche la deviazione di Alessio Olivi che l'ha deviata con il braccio per spingerla fuori, era rimasto sorpreso il portiere. Deviazione decisiva di Alessio Olivi e adesso Troiani per Giacomone, ancora Troiani, Jankovic, Jankovic, ancora il tiro e ancora un palo per la Lazio. Ed espulsione presa di partenza proprio dal numero 8, credo. Vediamo chi andrà nel pozzetto. Forse Leporale. No, Giacomone, Giacomone ha commesso fallo grave. Dunque, timeout chiesto da mister Fasano. Per ora, Fabio e Fede, saresti contento immagino perché stanno vincendo le difese anche in acqua, insomma è un aspetto che per i portieri è importante. Sì, importantissimo, anche perché serve specialmente a mantenere la calma di un portiere, perché quando arrivano molti errori da parte della difesa mentalmente è anche difficile da sostenere, quindi sarei stato sì molto contento della difesa che sta facendo la Lazio perché è una gran difesa. Ci serve qualcosina in più da Marco Jankovic, sei d'accordo? Sì, per ora è stato sfortunato con tiri che non sono finiti, non sono andati a buon fine. Deve secondo me rallentare un attimino, fare qualche tiro in meno per riprendere la concentrazione per poi spararsi quelli decisivi, perché lo può fare. Dunque, vantaggio numerico in questa azione per l'acqua chiara. 1-1 il punteggio. De Gregorio per Rocchino, torna dietro Angelone per De Gregorio, bellissimo lo schema, prova a deviare Serra ma la palla entra comunque. Gilberto Gello, grande azione bisogna dirlo dell'acqua chiara che ha fatto girare rapidamente il pallone e ha trovato sotto misura il numero 12, addirittura anche in questo caso sembrava essere stato miracoloso Serra toccando il pallone con il dorso e in realtà la palla è entrata. Tocco sfortunato, questo è un gol che deriva da un'espulsione senza palla. Siamo stati bravissimi nel primo tempo a non prenderlo, ora ne abbiamo presi due di fila. Dobbiamo stare attenti da questo lato perché è una squadra che ne prende molti e ne ha presi molti nelle scorse partite. Riportano dunque avanti il Muso gli ospiti, 2-1 il punteggio, 3:20 da giocare nel secondo tempo di gioco. Marini per Vittorioso, Jankovic, Marini, palla al centro, forte per Nenni che non può controllarla, troppo forte per il numero 12. E allora la difesa che riesce a strappare il pallone e a ripartire.
con Daniele De Gregorio. Bellissimo passaggio di Camillo Angelone per l'ungherese al centro, deve commettere fallo Luigi Marini, andare nel pozzetto, ancora un uomo in più per l'Acqua Chiara. Chiama lo schema Francesco Angelone, i tre fratelli Angelone. Serra la tiene dentro con un grande intervento su Daniele De Gregorio. Super Serra. Parata di istinto, bellissima, il braccio l'ha tirato fuori al momento giusto e all'ultimo momento. Grandissima parata, importante soprattutto. Perché tiene soltanto a una la distanza, un gol alla distanza dell'Acqua Chiara dalla Lazio. Jankovic, tiro sbagliatissimo da parte del numero 8, stoppato addirittura da un difensore. Jankovic non sta girando come dovrebbe quest'oggi, anche sfortunato, ma sicuramente deve fare qualcosa in più, appoggiarsi anche di più sui compagni. Qui totalmente azione in solitario e ne è felice l'Acqua Chiara, che può provare ancora ad attaccare con Gello, alza a destra, Gello tenta la palomba, la traversa e tiro di rigore guadagnato dall'Acqua Chiara. Era davanti De Gregorio, ha preso posizione su Troiani e dunque a quel punto, dopo la ribattuta della traversa, si è trovata tu per tu con il portiere e ha subito il fallo. E proprio De Gregorio va sulla linea dei 5, parte De Gregorio, il tiro e la rete. 3-1 Acqua Chiara, allunga sul più 2 la formazione ospite a 1.40 dalla fine del secondo tempo. Fortunatissimo qua il nostro numero 7, purtroppo la palla è rimbalzata sulla traversa e non ha potuto fare niente se non fallo, altrimenti il giocatore sarebbe andato a un tiro molto semplice a tu per tu con il portiere. Lì devi prendere posizione prima, Fede? Lì sì, bisogna prepararsi prima, perché non bisogna mai lasciare un interno così, ma il difensore si deve sempre trovare tra attaccante e porta. Però nella dinamica è stato sfortunato, sì. Lazio che non deve scuotersi troppo, anzi deve scuotersi, non deve affossare troppo di fronte a questo break dell'Acqua Chiara. Dominici allora a suonare la carica per Marini. Marini, il tiro ancora fuori misura, ancora non riesce a centrare la porta, bisogna dirlo. Acqua Chiara che sta difendendo alla grande, chiudendo ogni spazio, soprattutto i passaggi al centro. Intanto fallo commesso in attacco dall'Acqua Chiara, possibilità allora di andare ancora in avanti per la Lazio sotto i due reti maturate in questo secondo tempo di gioco. Un minuto alla chiusura del tempo, 20 secondi sul cronometro, breve, vittorioso Jankovic, ancora spara nella direzione della porta, ma troppo centrale il tiro. Alvino, forse un difensore, a dire di no. Sono conclusioni forzate queste, manca tanto tempo alla fine dell'azione e si può andare a trovare una soluzione più favorevole. Vittorioso resta in marcatura, al limite della marcatura, Antonio Vittorioso a fare la spola prima tra l'attaccante che va a palla e poi il giocatore nella zona centrale. Veramente un miracolo di Vittorioso che, diciamo, destabilizza il giocatore avversario e consente ai suoi di andare ancora con Barigelli per Marini. Ancora Barigelli tira fuori perché c'è il tocco, ma di un difensore, non del portiere. 6 secondi alla fine del tempo, chiede calma il portiere dell'Acqua Chiara. Arriva la conclusione, parata da Barigelli in acqua. Un vantaggio acquisito dunque dagli ospiti in questo secondo tempo, dove hanno fatto vedere sicuramente meglio rispetto alla Lazio, che si è un po' addormentata, soprattutto possiamo dirlo in fase offensiva. Sì, in fase offensiva molti tiri forzati, si può cercare una soluzione che magari porti a un'espulsione, una palla al centro a pochi secondi dalla fine. Diciamo che questa partita il punteggio è molto stretto e si è portato avanti chi ha commesso meno errori. Abbiamo subito un gol dal palo e un rigore che potevamo evitare,
si pagano queste cose, le stiamo pagando, ma abbiamo due tempi per rimettere la partita in gioco. Cosa sta dicendo Claudio ai suoi? Non forziamo, non andiamo al tiro quando i secondi sono ancora tanti, cerchiamo di essere ancora sul pezzo, cos'altro? Sì, che abbiamo sicuramente, starà dicendo di non forzare, perché i centrobà che abbiamo per il livello della 2 sono centrobà molto forti, che probabilmente mettono in difficoltà qualsiasi marcatore. Quindi bisogna cercare una palla là per tentare una conclusione loro o un'espulsione e giocare così con calma. Però non dobbiamo cercare di risolverla individualmente questa partita. È la difesa che fin qui ha messo più in difficoltà la Lazio? Sì, la seconda direi, dopo quella del Visnova, perché hanno molti giocatori molto bravi che vengono da un campionato importante, quindi però anche loro sono dei ragazzi con molta intensità che ci vengono a prendere alti e questa cosa ci sta mettendo in difficoltà. Soltanto un gol in due tempi per i biancocelesti. Acquaghiara invece che è riuscita quantomeno nel secondo tempo con più facilità proprio a portarsi a essere pericolosa. Contro la Lazio. Hanno cambiato le panchine come di consueto. Lazio che attaccherà sotto la nostra postazione. La vittoria consentirebbe a una delle due formazioni di staccarsi in maniera abbastanza netta dalla zona play-out e rimanere agganciati, visto che comunque le partite sono ancora tante, al sogno play-off. Quarta posizione che attualmente è occupata dall'Olympic, squadra che la Lazio ha affrontato in trasferta e ha pareggiato al Foro Italico. Dunque c'è anche molto equilibrio, Fede, mentre l'Acquaghiara conquista il possesso nel terzo tempo. Sì, sono partite che questo campionato sono tutte squadre in cui può succedere qualsiasi cosa durante le partite. L'Olimpico ora ha appena perso con la Waterpolo Palermo e chi vince tranne i due si porterà a meno 5, che non è un distacco poi così grande per sognare i playoff. Acquaghiara però, attenzione che attacca, prova il passaggio al centro, troppo veloce, troppo rapido e anche impreciso verso il giocatore ungherese, centroboa dell'Acquaghiara, Eric Adam. E allora Lazio che prova a rifarsi sotto con Marini. Va da Dominici, rimanda fuori il pallone. Dominici per Marini. Scambio sempre fra i due. Il pressing. 3 secondi. La butta via la Lazio per non rischiare una controfuga. Non ha tirato Dominici. Ha scelto di rinunciare alla conclusione. Ancora una volta ottimo lavoro in fase difensiva dell'Acquaghiara, davvero benissimo fin qui in difesa, le carotine scure, e adesso sull'altro fronte a tentare di allungare ancora. De Gregorio al centro, il passaggio per Rocchino per De Gregorio, la parata di Serra che resta su con le gambe. Bravissimo Marco, le conclusioni dal centrobò sono sempre quelle più insidiose e dobbiamo stare molto attenti qua. Intanto palla sotto, fischiata a Barigelli, abbiamo visto altro noi qua sotto. Almeno io ho visto altro, non so tu. Sì, mi è sembrato che Adriano avesse ricevuto un colpo in faccia. Non so come l'arbitro abbia visto palla sotto, però dobbiamo pensare a coprire ora questo contropiede sofferto. Tentativo di controfuga, tiro di rigore assegnato all'Acquaghiara con l'uomo davanti, colpo evidentemente sul braccio. Decisione al limite,
dopo quella precedente su Barigelli, palla sotto, noi non l'abbiamo vista andare, anzi abbiamo visto un colpo al momento in cui la palla viaggiava nella sua direzione. Adesso un tiro di rigore che Fabio Angelone proverà a trasformare. Parte il numero 5, il tiro e la rete, 4-1 il punteggio, più 3, pesante per l'Acqua Chiara, soprattutto perché non prende gol la formazione ospite e dunque potrebbe risultare fondamentale questa marcatura. Sì, no, non mi trovo d'accordo con queste ultime due scelte arbitrali, perché se fosse stato fischiato da questa parte il tiro di rigore saremmo andati a meno 1. E là è un rigore fischiato con un uomo davanti e la regola dice che è rigore quando non c'è nessuno che si frappone tra l'attaccante e la porta. Non era questo il caso sicuramente. Serve una scossa al Lazio per provare a recuperare. Taglio di Olivi, palla al centro per Matteo Leporale, espulsione, questa sì, fischiata la Lazio. Giacomone per Marini, il tiro, la scossa arriva, indovinate un po', da Antonio Vittorioso, 4-2, due gol di differenza, come prima, 5 minuti e 40 da giocare sul terzo tempo, nel terzo tempo, e questo è un gol fondamentale subito per spegnere quell'entusiasmo avversario e provare a recuperare lentamente i gol di svantaggio. Bravissimo Antonio, è ciò di cui abbiamo bisogno, che si prenda queste responsabilità, perché è il giocatore che più di tutti lo può fare, se l'è presa nonostante lo schema chiamato e ha fatto veramente, veramente un gran gol. Uno dei tantissimi gol in una carriera infinita, l'abbiamo detto tante volte, e richiama subito all'ordine anche un compagno decisamente più giovane. Vuole la cattiveria e la rabbia, non è finita questa partita, è ancora molto lunga, due gol di vantaggio per l'Acqua Chiara che però non molla ogni centimetro, prova a portarsi verso la porta di Serra appoggiandosi su Camillo Angelone per Rocchino, palla al centro, esce Serra aiutato da Olivi in difesa, davvero qui bene la Lazio dietro ed espulsione guadagnata, uomo in più per la Lazio. Bravissimo Alessio, ha intercettato questa palla e ha permesso intervento a Marco Pazzo. Giacomone, il tiro! Due metri, ancora qualche secondo con l'uomo in più, occasione sprecata per Giacomone che ha provato. Dunque resta in superiorità numerica la Lazio e chiama lo schema 1. Marini per Giacomone, Vittorioso, Barigelli, Leporale, meno 1 Lazio, 4-3 il punteggio, questa è la Lazio che conosciamo. Grandissimo gol di Matteo e una bellissima palla data da Adriano, questi sono gol importanti che accorciano il punteggio e per il morale è veramente una grande spinta. Meno 1, un altro gradino salito nel tentativo di raggiungere la vetta di questo incontro per la Lazio con Matteo Leporale nel tabellino dopo Jankovic e Vittorioso. Una Lazio a trazione esperta in fase offensiva ma che sta lavorando bene dietro, fin qui è mancata proprio nella parte d'attacco. Vediamo anche la reazione però dell'Acqua Chiara, sempre con Rocchino a scambiare con De Gregorio, che ha palla adesso, De Gregorio, 9 secondi la conclusione, palla al centro, Dominici tocca il pallone ma prende espulsione, anche qui decisione che fa arrabbiare non poco il pubblico delle cupole, non è convinto, uomo in più per l'Acqua Chiara, cambia poco perché giocano i ragazzi di Fasano rapidamente, Rocchino, la conclusione, la rete del numero 9 Michele Gargiulo, grande rapidità di passaggi per l'Acqua Chiara che trova un'ottima marcatura. Troppo spazio lasciato a un giocatore in quella posizione, è sicuramente da one più una delle posizioni più pericolose, bisogna stare più attenti, dopo la prima finta il difensore deve stare sopra. Grande la reazione dell'Acqua Chiara e dopo aver subito
due gol consecutivi, interrompe la rimonta biancoceleste. Ancora un'espulsione poco fa, insomma, non ci ha convinto del tutto. Sicuramente più vicini di noi gli arbitri. E allora Lazio che attacca. Ancora, guardate come si stringe la Quagliara su Centroboa. Marini, palla adesso su Nenni. Espulsione fischiata, va detto anche questa, sicuramente al limite, non così netta. Uomo in più per la Lazio. Costanzo, Marini, Barigelli ha provato il colpo al volo, non riesce però a indirizzarla con forza verso la porta avversaria, forse doveva farla uscire. È stato sorpreso, non si aspettava la palla e si è girato al lato sbagliato. La, non devi girare verso l'esterno ma verso l'interno e tirare forte. Gilberto Gello ha provato ad arrivare fino in fondo sulla sua corsia, rallenta però adesso, acqua chiara ancora. Sempre su Gello. Può giocare adesso dopo un fallo semplice. Sono passati però i 30 secondi a disposizione in fase offensiva. E allora Lazio che torna in possesso. Supera adesso la metà vasca con un pallone lungo per Fabrizio Dominici. Ed va da Marini. Il tiro di Marini, una perla all'improvviso, inaspettata da parte del numero 6. Parlavamo di senatori e anche lui possiamo inserirlo in questa categoria. Meno uno Lazio. Grandissimo gol, ha preso l'incrocio, veramente una conclusione splendida. Uno, sì, nonostante sia molto giovane, uno dei nostri senatori, perché gli altri ragazzi sono veramente molto molto più giovani. E attenzione, lascio libero perché sta prendendo sempre più confidenza in queste ultime uscite con il gol Gigi Marini. ...5-4 il punteggio in favore dell'Acqua Chiara, 2 minuti e 38 alla fine del terzo tempo. Altra espulsione presa dall'Acqua Chiara, aveva fatto giocare l'arbitro. Avremo modo di spiegarvi quello che è successo in precedenza, direi erroraccio dei fischietti, tiro fuori dopo il tocco del palo, perché dopo l'espulsione fischiata, anche questa molto al limite, avevano giocato rapidamente, era tu per tu col portiere avversario, sì, ha detto di riuscire. È stato furbo Gigi a far finta di non aver capito l'espulsione in modo che il giocatore non potesse tirare. E ora dobbiamo cercare di pareggiare questo risultato. Bravo. Altra espulsione nel pozzetto, Piero Musacchio. E allora attacca la Lazio con l'uomo in più. Dominici, Olivi, vittorioso tiro deviato, ci ha provato Antonio Vittorioso a trovare il pareggio, non ci è riuscito, si è stretta bene qui la marcatura dell'Acqua Chiara. 1:47 e palla agli ospiti con Francesco Angelone. Rocchino alza il destro. Rocchino Serra, grande riflesso del numero 1. Bravissimo Marco, dopo una serie di finte non si fa prendere controtempo ma è pronto e respinge questo tiro. Attenzione ancora, Acqua Chiara lamentava per un colpo subito. Palla al centro, espulsione presa, l'ennesima dall'Acqua Chiara. Rocchino, finta al tiro, va su il compagno, da Cancelone, il numero 10, alla conclusione Daniele De Gregorio, la tripletta per il giocatore dell'Acqua Chiara e ancora più due per gli ospiti. Sicuramente meritato, ma stiamo vedendo un po' troppe espulsioni fiscali? Ho l'impressione che... un'impressione che mi confermi? Molto, molto generosi in questo tempo gli arbitri. Certo, noi abbiamo ripetuto lo stesso errore di prima, lo stesso gol subito prima. Troppo alti da quella posizione e il difensore ovviamente non ci arriva più. Dobbiamo stare più stretti per poter arrivare subito sul giocatore a posizione 4.
si è accesa in termini offensivi questa partita nel terzo tempo, dopo due quarti con poche marcature. Ancora Lazio chiamata a rincorrere, due lunghezze di svantaggio. Jankovic per Leporale, espulsione presa da Matteo Leporale, un'altra espulsione al limite perché era arrivato l'aiuto, time out chiesto dalla Lazio, da Claudio Sebastianutti che saggiamente richiama i suoi. Dicevamo un'altra espulsione al limite perché obiettivamente era arrivato raddoppio efficace e non era stato così netto l'intervento. Sì, è un'espulsione al limite, ma giustamente come vengono fischiate dall'altra parte del campo vengono fischiate anche di qua. Ora Claudio sicuramente ha richiamato i giocatori per preparare uno schema e cercare la soluzione migliore in base anche a quella che è stata che sono state le difese dell'Acqua Chiara appunto nelle precedenti occasioni di One Più. Acqua Chiara che sembra molto decisa, molto compatta, molto attenta a ogni aspetto, più imprecisa invece la Lazio fin qui nell'incontro. Dunque, attacco con l'uomo in più, filato a Vittorioso, Jankovic, per Diego Tresa, che grande azione Lazio, ha richiamato a sé tutto il mondo, prima Vittorioso, poi Jankovic, Tresa si è infilato in un pertugio, praticamente solo, contro il portiere avversario, non ha potuto che buttarla dentro e portare la Lazio sul meno uno. Bravissimo Diego a farsi trovare pronto, ha dimostrato la grinta anche mostrando il pugno dopo il gol. Non è stata un'esultanza sicuramente preparata, ma di voglia di fare, di grinta di questo ragazzo. Mamma mia che Lazio in questa occasione, che schema, che capacità di reagire. Si è dimenticata del numero 13, la difesa dell'Acqua Chiara, abbiamo fatto i complimenti fino adesso, in questo caso rivedibile la marcatura. 30 secondi alla fine del tempo. E allora prova il pressing la Lazio, che solo adesso ripiega quando mancano 20 secondi. Chiama tutti mister Fasano. 14 secondi. Palla Mattia Fortunato per Rocchino. Alza al destro Rocchino, la palomba, traversa che aiuta la Lazio. 4 secondi. Vittorioso, ha centrato la porta con uno dei suoi colpi magici, ma non era difficile per Alvino dire di no. Sicuramente una Lazio che non molla, una Lazio che fino all'ultimo vuole provare a recuperare questo svantaggio, e questo è già un bel segnale. Come ti sembra fin qui il lavoro dei ragazzi? È stato sicuramente un gran lavoro, dobbiamo stare attenti a non prendere tante espulsioni, perché questo è stato il tempo più generoso sia da parte delle espulsioni che dei gol concessi. Quindi gli arbitri stanno fischiando molto, anche cose al limite, quindi dobbiamo essere impeccabili da questo punto di vista. Però i ragazzi si vede che hanno voglia, grinta, e vogliono recuperare questo svantaggio. È senz'altro così, hai ragione. La differenza l'hanno fatta nelle marcature subite, nelle tante marcature subite in questo quarto, anche le tante espulsioni concesse, oltre a un rigore. Questo è l'elemento determinante. Essere più attenti lì nella zona calda con un raddoppio più rapido dopo il pressing iniziale risulta fondamentale, forse è quello che l'ha detto Claudio ai suoi. Sì, sicuramente avrà preparato questo tempo al meglio, è l'ultimo, quello più importante. Abbiamo accorciato la distanza di 2 gol, quindi ora è il momento di pareggiare la partita per rimettere tutto in gioco e giocarsela fino all'ultimo. Serra andando a rimettere il pallone al centro, ma il galleggiante è rimasto giù. Non è che si stanca troppo Serra a fare avanti e indietro, non ha battuta ovviamente. Arriva adesso
Dice al numero 11 Rocchino di non spingersi con il piede dal bordo vasca nel sprint finale del quarto tempo che sta per iniziare. Vediamo se rispetterà, visto che ci ha dato questa indicazione, l'arbitro, il numero 11. Posizionato il pallone che faceva qualche bizza. Giù il galleggiante. Ultimo face to face. E terzo possesso su 4 guadagnato dalla formazione ospite con questo eccellente nuotatore Rocchino, molto rapido oltre che pericoloso in attacco. Colpo rifilato da Vittorioso su Angelone, si è anche scusato, non hanno fischiato gli arbitri. Va bene la Lazio. Intanto la conclusione, il tocco di Serra su un gran tiro di De Gregori, la risposta del portiere biancoceleste, ottima. Si è fatto trovare pronto, ha provato a sorprendere l'attaccante, ma Marco Fabio è stato bravo e ha deviato in angolo per i due metri. Palla ricevuta ancora da Fabio Angelone, uno dei più attivi fra i suoi. Riceve ancora il numero 5, palla al centro, Dominici tocca il pallone ma anche questa volta in maniera irregolare e dunque c'è l'uomo in più ancora una volta per l'Acqua Chiara, che può attaccare in vantaggio numerico con Rocchini. Cambia fronte, palla che arriva al centro, Serra a dire di no. Si può rientrare, può rientrare. Uomini pari. Sette secondi per concludere. Fortunato la conclusione, para Serra. Ancora preciso il portiere della Lazio. Bravissimo a tenerla là. Era un tiro tentato dall'attaccante per prendere un altro angolo e rigiocare l'azione, ma grandissimo Serra l'ha tenuto là e ora possiamo ripartire. Con Jankovic. Leporale si posiziona in zona calda, riceve adesso Matteo Leporale. Regolare in questo caso l'intervento, abbiamo visto fischiare di interventi molto meno netti, in questo caso lasciano correre gli arbitri. Sì, è stato... ha scavalcato, è passato sopra al nostro Leporale, al nostro centroboa, però non sto capendo molto le decisioni arbitrali. Vedremo anche questa, sì, anche questa contro fallo fischiata all'Acqua Chiara e possibilità alla Lazio di ripartire rapidamente con palla a Marini, che si accorge fortunatamente della sfera. Marini prova ad andare fino in fondo. Marini, no, il passaggio lungo per Leporale, era ottima l'idea ma non preciso il passaggio. E adesso attenzione perché c'è la possibilità di andare forte per l'Acqua Chiara con l'uomo in più. Vittorioso su Eric Adam. Pallo in attacco, fischiato ancora l'Acqua Chiara. Serie di fischi davvero obiettivamente difficili da comprendere. A spazio Jankovic, si alza Jankovic, si ferma adesso Jankovic, ancora lui, prova il dribbling, Jankovic, il passaggio per Leporale, espulsione, immenso Jankovic, immenso Leporale in questa azione e uomo in più per la Lazio, che si posiziona, è anche un po' stanca in questo momento. Jankovic, cambia fronte, Giacomone, Vittorioso, Jankovic, serie di finte, Marco Jankovic, ed eccolo il pareggio tanto sognato, sudato da parte della Lazio. Sei pari, la Lazio è ancora viva. Bravissimo Marco, fa di tutto per prendere questa espulsione
e poi prende la responsabilità di concludere la rete e lo fa alla grande. Quanto lo voleva fare Marco Jakubic questo gol? Quanto ci ha provato? È stato lì mezz'ora a fare finte. È arrivato alla fine, è arrivato dopo il primo gol che ha portato al vantaggio iniziale, no, al pareggio. Ora è arrivato il gol che ci ha riportato di nuovo in pari, quindi sicuramente un grande apporto da parte sua, molto importante. 4 minuti e 30, qualcosa in più da giocare in questo ultimo tempo di gioco e si riparte dal pareggio, 6-6. Tacca l'acqua chiara con Rocchino, palla che cade al centro, questa volta non c'è niente, giustamente, è un ottimo intervento, non ci eravamo abituati a non sentire il fischio su questo tipo di azione, ma il raddoppio era pulitissimo e anche l'intervento in difesa di Marini, dunque si può andare sull'altro fronte. Serie di falli semplici, si va da Jankovic, ancora un colpo subito. Fallo fischiato in attacco a Antonio Vittorioso, che scarica tutta la sua rabbia nei confronti dell'arbitro e permette all'acqua chiara di andare sull'altro fronte. Serra con un miracolo dice di no a quella che per Vittorioso era un'ingiustizia, un giocatore a tu per tu di fatto con il portiere della Lazio, si resta sul 6 pari. Jankovic per Barigelli, 4 contro 4. Jankovic ancora, Jankovic va da Vittorioso, guarda il colpo subito, Barigelli, il tiro deviato da un difensore, arbitro che cosa ha visto? Non si sa, è stato abbracciato Vittorioso, completamente cinturato, a 3 minuti dalla fine. Sì, sembra quasi che ce l'abbia con lui, prima ha fischiato un controfallo senza vedere effettivamente cosa sia successo, ma solo basandosi sulla simulazione, se così si può definire. E ora dopo che l'avversario si è appeso a zainetto, sembrava uno zainetto, non fischia un'espulsione che c'era pienamente. Ha usato tutte le armi a disposizione per frenare Vittorioso, l'acqua chiara nell'azione precedente, ancora Leporale trattenuto in maniera evidente, ma l'arbitro non vede nulla, non vede più nulla l'arbitro. Attenzione, palla a Jankovic, fischia adesso ovviamente la rimessa giusta da parte del portiere. Acqua chiara ancora in attacco. Palla a De Gregorio per Musacchio, non deve farsi prendere dal nervosismo, fallo in attacco fischiato a Vittorioso, anche qui, cioè scusate, in attacco fischiato all'acqua chiara su Vittorioso, anche qui possiamo dire il fallo era di Vittorioso. Bravissimo Antonio a farlo credere, perché obiettivamente sì. Bravissimo Antonio a farlo credere, perché è stato ciò che è stato fischiato a lui prima, un fallo inesistente che non c'era, e bravo il difensore a farlo credere appunto. Marini, no, imprecisione ancora di Marini, Lazio stanchissima, non riesce più a portare un attacco pericoloso contro Alvino, stanno sbagliando molto le squadre, 1:40 da giocare sul 6 pari. Nove secondi per concludere sul cronometro breve. Palla a Rocchino, 3 secondi, andrà lui, il tiro, il palo, salva la Lazio. E si lotta su questa palla che riesce comunque l'acqua chiara a tenere altri 20 secondi sul cronometro. Con Fabio Angelone per Rocchino, scambio fra i due. Davvero stanche le squadre, 5 secondi, Angelone ancora, Angelone il tiro, un altro palo. Veramente si lotta su ogni palla con la forza dei nervi, questa volta Giacomone riesce a tenere palla e a regalare il possesso a formazione biancoceleste, chiede time out che arriva tardi per la Lazio a 47 secondi dalla fine del quarto tempo. Abbiamo visto di tutto, ma abbiamo visto soprattutto
tanti errori anche degli arbitri che hanno un po' innervosito e in qualche modo contribuito a stancare ancora di più le squadre, perché abbiamo visto una serie di sali e scendi che in qualche modo, abbiamo detto, rendono sicuramente più difficile poi recuperare energie. Sì, abbiamo iniziato a fare avanti e indietro senza un minimo di equilibrio, sembrava un ping pong più che altro con i giocatori, ma dobbiamo, in questi momenti dobbiamo cercare di non forzare dei passaggi o delle conclusioni, perché ci ha detto bene, ma c'è il rischio che possano portare a dei contropiedi da parte della squadra avversaria. Ora Claudio avrà dato le indicazioni giuste per quest'ultima azione rimasta ormai. Entrano in campo tutte le bocche di fuoco della Lazio a 47 secondi, come detto, dalla fine del quarto tempo, 6-6. Ogni azione può essere determinante. Il passaggio. Chiama lo schema Marini. Vittorioso. Marini ancora al centro per Leporale che prende espulsione. 35 secondi alla fine del tempo, 20 con l'uomo in più per la Lazio. Vittorioso. Olivi cambia fronte per Jankovic, scotta il pallone, palla al centro per Leporale, prova a buttarla dentro Leporale, ma la palla è complicatissima, doveva far girare ancora Jankovic, un passaggio troppo complicato. E adesso time out per l'Acqua Chiara, 22 secondi bollenti, e questo caso l'Acqua Chiara ha la possibilità di provare a strappare all'ultimo il risultato. Sarà complicatissimo adesso. Un pallone bollente in questi casi, vede? Sì, pallone veramente bollente. Marco ha provato a dare una palla a Matteo che, poverino, si trovava in mezzo a tre uomini, tutti e tre gli uomini sopra, è riuscito a toccarla ma non a spingerla in porta. Era veramente, veramente troppo marcato per potergli dare quella palla. Andava girata agli ultimi secondi e poi cercata una conclusione che sicuramente avrebbe impensierito il portiere. Anche per non dare la possibilità alla Quagliara di giocarli tutti i suoi a disposizione, no, perché comunque se arrivi alla fine del tempo ne dai meno alla Quagliara in attacco. Se avessimo giocato tutti i secondi allora ne sarebbero rimasti 15, che una cosa è averne 15, una cosa è averne 8 in più, quindi 23. Ora dobbiamo pensare a difendere bene. 13 secondi alla fine del tempo, Rocchino, palla in mano alla fine del match, ovviamente scambia con Angelone, esce vittorioso, prova a rubare il pallone, 3 secondi. Attenzione a spazio, attenzione alla possibilità, la parata della Lazio che con le unghie e con i denti riesce a tenere il pareggio, 6-6, finisce fra le polemiche, c'è ancora qualche colloquio. Fasano si avvicina all'arbitro e protesta per quello che è successo in precedenza, non sappiamo esattamente con chi ce l'abbia. Sta di fatto che comunque è stato un match molto equilibrato, l'Acqua Chiara si è portata avanti a più riprese, la Lazio sarà brava a recuperare, forse il risultato più giusto, Fede? Sì, è un risultato giusto, però è un peccato che quest'ultimo tempo sia giocato così, perché sono state sprecate tante palle da una parte e dall'altra, forzati tiri e passaggi. E però devo dire il nostro capitano all'ultimo ci ha messo un'importante pezza, perché è l'ultimo tiro della partita, poi non si può fare più nulla, l'ha presa il nostro capitano Matteo Leporale. Il manone di Matteo Leporale garantisce quantomeno un punto in questo confronto, entrambe le squadre salgono dunque a 15, la classifica dice questo, il campionato è ancora lungo. Fede, speriamo di rivederti in acqua molto presto, già dalla prossima ovviamente, è stato un piacere averti qui al nostro fianco. Un ulteriore passo in avanti, possiamo dire, comunque, nel percorso di crescita? Sì, è sicuramente un passo in avanti. Purtroppo ci sono ancora degli errori che però derivano da una squadra molto giovane e sono inevitabili. Piano piano crescendo, sia come partite giocate, come tecnicamente, da qualsiasi punto di vista, riusciremo a limitarli e speriamo
che già dalle prossime partite si vedrà il lavoro svolto in questa settimana che verrà. Grazie allora Federico Piccionetti, è tutto dalla piscina di Acilia delle Cupole. Un punto per muovere ancora la classifica, una buona Lazio che ha sprecato tanto, ma comunque non resta ferma nella sua graduatoria. Grazie a tutti l'attenzione e ci risentiamo presto qui ancora con le gare casalinghe della Lazio Nuoto.